Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, Ice Boys and Girl. Benvenuti, posso dire, nel piccolo mondo di Crystal, che ringrazio ancora. Non so se avete visto il mio short dove faccio vedere tutto quello che ha donato al canale. In particolare stasera andremo a provare sicuramente dopo la sua cartuccina che con la memoria da Omega, con la sua compilation moddata, per un joystick con più tasti, e questo è il joystick. In descrizione ovviamente vi lascerò tutti i link. Non andremo a completare il joystick stasera perché devo procurarmi ancora del materiale, ovviamente. Poi cosa c'è di interessante? A parte un che mi ha mandato anche il C64 PLA, sempre fatto da lui, la PLA, e una schedina adattatore per il programmatore, per programmare queste Pro grosse, per il programmatore TL866-2 Plus. Quindi, ci occuperemo stasera però solamente di questa cartuccia che andremo a iniziare a vedere, la Magic Deck 2, ok? E vi lascerò sempre il link in descrizione, e il joystick, praticamente si chiama joystick, e qua il PCB, si chiama 5 Plus Button Joystick, questo qua, e qui ovviamente il GitHub che poi vi lascerò il link in descrizione. Questo è il programma realizzato da lui poi per testare le funzionalità. Qui, come vedete, è possibile avere il PCB. Qui viene descritto tutto quanto, ma appunto lascio tutto in descrizione. Come ne approfitto per dire, se volete mandarvi del materiale al canale, per cui posso fare un video, e ecco qua, questo è per la Magic Death 2, un altro GitHub, ok, eccola qui, qui c'è lo schema, è sempre in descrizione, lascio il link, e qui va bene quello dell'adattatore, è uno, diciamo, dei tanti, progettino interessante anche lui, ok. Ma bando alle ciance, come direbbe qualcuno, giusto? E andiamo a vedere questa puntata, a parte testare la cartuccia che è qui, già programmata e configurata. L'idea sarebbe quella di realizzare questo joystick da questo PCB. Allora, sostanzialmente, da quello che ho potuto vedere e capire io, è diviso in due parti. Una parte prettamente, diciamo, tablata sul PCB, che è questa sopra, dove c'è la possibilità di inserire un nuovo pin e poi con un extender avere tutti i segnali, e oltre a il select e start con la combinazione di tasti su e giù, destra e sinistra contemporanei. C'è anche la possibilità di avere il secondo e il terzo fire con i segnali di POT X e Y. Qui c'è una commutazione, come vedete, a secondo se si utilizza poi col Commodore 64 con l'Amiga, per cui il giamperino va messo a massa o a 5 volt. Quindi attenzione per questa cosa, per non creare danni. Allora,
Il PCB è diviso anche in due parti, si può spezzare, ma io lo lascerò integro perché mi interessa utilizzare anche la seconda parte. La seconda parte, come vedete dallo schema, riguarda questo oscillatore per l'autofire, ok? Quindi l'integrato che andremo a montare è una porta logica 4011, sì. Una quadruplo NAND che funge da oscillatore e altre funzionalità sempre per l'autofire di blocco e abilitazione e disabilitazione. Ok, però prima cosa andremo a fare? Io mi sono procurato per quello che avevo resistenze condensatore di USMD. Adesso andrò a aprire tutto quello che mi serve. Scusate, mi sposto di qua, spostiamo la cartuccia così vedete meglio e andremo a montarli. A tra poco. Ok, allora, come vedete mi sono dotato di lampada con lente, finalmente, e siccome non ci vedo comunque un tubo di questi diodi dove l'anno del catodo, immagino si intravede una lignetta, ma andiamo a testarlo con... Eccolo qua, 0,6 volt, vabbè. Vediamo se riesco a mettervi. Ma non lo vedete lo stesso, perché è coperto. Ecco, forse così. Se metto sotto. Ok, così circuito aperto, andiamo a testare il diodo. Eccolo lì, 6,52. Va bene, io adesso lo sposto perché se lo so scomodissimo. Quindi andiamo a saldare di 1. Intanto in sottofondo sentite la musichetta di Uridium, sì perché anzi sono riuscito a finire di riparare un dataset. Il primo saldato e niente, e via per la via così. Di due. Mi sembra uguale. Andiamo a testarlo, dopodiché il filo salate, altrimenti andremo a finire un video lunghissimo. Soprattutto perché il filo salate per il video. Si è capotato il tempo. E mi sembra. Posizionato più o meno giusto. Non sarà più un video. Ok. Per sicurezza, prima di saldare l'altro, misuriamo. Infatti, l'ho montato al contrario. Bene, Luigi. Esatto. Abbiamo messo a posto. Abbiamo sbagliato 48 di ATSBD. Non ha dato comodi perché rispetto a... Ah, sono uscito io. Rispetto ai bordi. Vediamo se così riuscito. Allora, ok. La linea del caldo. Ok, qui. Andiamo a salvare. Ok. Rimisuriamo. Adesso è corretto e saldiamo perfetto.
Si può fare anche una verifica perché c'è anche il passo della piazzola e vedere se è saldato bene sulla piazzolina. Ok, dai ragazzi, io vado avanti coi diodi perché come vedete ci vuole un po'. Ci vediamo ancora alle resistenze. Probabilmente questa parte l'accelererò. Ecco qua ragazzi, come vedete ho saldato tutti i sei diodi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutti orientati col catodo di là, l'ho misurati, e adesso andiamo a procedere con le resistenze. Ragazzi, più che con le resistenze, sono passato al condensatore C1, che è uno 0805 da un micro, quindi veramente una pulce. L'ho posizionato bene, poi bisogna vedere. Un lato l'ho saldato. Oh, perfetto, ragazzi. Sono stato un mago stavolta. Non so se riuscite a vederlo perché con la luce scarsa comunque e sto pistolino microscopico, vediamo. Ok, in alto a sinistra. Andiamo avanti con la resistenza. Ho posizionato qui la resistenza da 100K 10,4. E dovrebbe essere un 1206, ma qui vedo adesso ho sbagliato io la resistenza o ci sono le piazzoline troppo piccole, vediamo se suggerisco a Crystal di mettere un formato un po' più grande. Allargare le piazzole che vada bene anche per altri formati. Sì, è vero che ha messo il doppio passo, è ottimo anche per le tradizionali. Va bene, io vado avanti con le resistenze, ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, ho saldato le due resistenze da 100K e 1 megaohm. Devo procurarmi ancora le resistenze da 470 ohm e 6K8 qua. Devo guardare tra le mie SMD se non monterò tradizionali. Poi qua il LED e lo zoccolino. Adesso andiamo a sto punto, tanto non è che sono tanti componenti. So che andrebbe montate prima le resistenze, ma tanto siamo solo su un lato, SMD si salda facilmente. E a sto punto il LED non lo monterei adesso, prima di collaudarlo andiamo a montare lo zoccolino e così ci piazzo sull'integrato perché sennò io so già che lo perdo. Ok ragazzi, dopo questo montaggio che vi ho sicuramente annoiato abbastanza, però ringrazio ancora Crystal, un iscritto al mio canale che mi ha regalato un po' di divertimento per me e anche per voi, insomma. Come ho detto, lascio tutto il link in descrizione e adesso finisco di montare lo zoccolino, metterlo integrato, mi procurerò i componenti che mi mancano, poi devo acquistare ancora, più che acquistare, trovare se trovo una fiera, il joystick, i pulsanti ce li ho già, se no lo acquisterò su eBay, ma costa tutto troppo caro ultimamente su eBay, quindi ok, poi andrò a pulire con l'alcol isopropilico, andiamo a mettere l'integrato. Ok, non so se sarà troppo alto, ma però
Io dovrò montare sostanzialmente il tutto in questa scatoletta, come il mio joystick Jumbo, che non so se l'avete visto nei miei altri video, che ha quattro tasti, però era nato inizialmente per l'arcade, in particolare Neo Geo, infatti ha il connettore Neo Geo, 15 pin. Col fill out, e però monta anche, se è uscito il gommino, un 9 pin che con la prolunga è possibile, come vi ho fatto vedere, portare tutti i segnali per Commodore 64 e Amiga. L'idea sarebbe da fare una cosa simile con questa scatoletta più piccola, quindi trovare un joystick micro switch qui un po' più piccolino e i 5 tasti qua sulla co e farla tipo console come il Jumbo. Questa è la mia idea. Quindi io ho montato intanto queste componenti SMD e non, c'è da montare, come vi dicevo, il LED, ma a sto punto non so se conviene montarlo adesso, perché non so ancora l'altezza. Sicuramente andrà superata con le colonnine l'altezza come minimo dell'integrato, ma andremo a vederlo in un secondo momento. Per il momento lo infilo qua così almeno non lo perdo. Ok, andiamo a vedere la cartuccia, a tra poco. Ok ragazzi, andiamo a inserire la cartuccia e a provarla. Accendiamo il nostro Commodore 64 e come vedete abbiamo già un bel po' di giochi. Ah, volevo farvi vedere una caratteristica della cartuccia peculiare: il logo di Crystal con i LED che fanno gli occhi, bellissimo, eh? Molto bello, caratteristica bellissima. Ma guardate, andiamo subito a provare e comando. Proviamo qualche gioco così, spero. Diciamo. Ecco qua, bello. Vi ricordo che questa è la Magic Cartridge 2 e io adesso non ho la possibilità di. Devo usare ad esempio la barra spaziatrice per lanciare le bombe. Qui ci sarà la possibilità di aggiungere anche quella funzionalità, però servono ovviamente due connettori per andare sulla porta. Ecco. Va bene, ma non sono qua per giocare, anche se a me piace sempre giocare con il Commodore 64. Vado a resettare la macchina e torniamo alla cartuccia. Andiamo a vedere, con la freccia destra si scorre tutto, con l'enter, come vedete, si va alla seconda pagina. Ok. Vediamo qua cosa c'è. Proviamo subito il primo. Mask 3, non lo conosco. Ma cavolo. Ecco qui, oh, presumo che carino, ma non conoscendolo andiamo a vedere un altro gioco.
Vediamo un po'. Seconda pagina, terza pagina ci sono le utility, tipo 1541-2. Vediamo un po'. Però vedo che non parte. Non so perché. Forse perché c'è scritto il driver. Proviamo ad accenderlo. E ci riprovo. No, ma non parte, vabbè, niente da fare. Proviamo qualche gioco, dai. Comando l'abbiamo provato. Tutti questi giochi sono stati moddati per funzionare poi col joystick. Ah, beh, andiamo a vederci Big Green Beret, va. Un classicone, anche questo è molto comodo avere il tasto aggiuntivo per la seconda arma. Perché anche qui solo proprio la schiappa Green Beret, ad altronde non sono un giocatore. Adesso per la seconda arma anche qui si usa la barra spaziatrice. Bello ma sempre difficile. Green Beret. Niente, quindi è anche un po' inutile che vi faccio vedere un sacco di giochi perché poi alla fine non avendo ancora il tasto. Ah, me lo ricordo. Forbidden Forest, proviamolo. Questo qui era un po' macabro. Down. Ah, da problemi. Ed un syntax error. Qualcuno ha qualche problemino, vedo, però vabbè. Allora, andiamo a vedere. Green Beret l'abbiamo provato. E-mail non lo conosco. Vediamo un po'. Moonshadow. Operation Wolf, sei. Mi è familiare. Forse quello del sottomarino, può essere. Dell'elicottero, no. C'entra nulla. Ah. Non lo conoscevo. Bello, era un po' tipo quello che c'era in sala giochi. In genere lì. Bello, dai, sulle note di Operation Wolf io al momento vi saluto, anche l'elicottero, maledetto, e mi divertirò un po' a giocarci. Ho fatto esplodere anche il carro armato. Ci vedremo con la seconda parte di questo video quando ovviamente
avrò qualcosa di, non dico anche la scatola pronta, ma almeno il circuito e il joystick connesso con i tasti per poterlo provare con questi giochi modificati. Ringrazio ancora Crystal ad avermi mandato sia tutti i circuiti stampati che tutte le sue creazioni e anche questa cartuccia molto bella. Questo gioco ad esempio non lo conoscevo per Commodore 64, quindi anche questo scambio di informazioni è sempre molto utile. Io avevo fatto la Magic Card Raduno da un mega che ce l'ho qua sotto occhio con tutti i miei giochini. Eccola qua, che però avevo praticamente usato due EEPROM da 512, questa con una EEPROM da Omega, e avere anche a disposizione l'adattatore sicuramente. Ecco, mi sa che ho finito le armi e quindi sono già morto. Ok, vi saluto, vi ricordo ancora di iscrivervi e mettere like se siete di passaggio, attivate la campanella e in descrizione trovate tutto il materiale e indirizzo email per scrivermi, eventualmente mandarmi del materiale con cui farò il video. Eventualmente, se volete offrirmi un caffè, c'è anche il link di PayPal. Vi saluto e alla prossima, non vedo l'ora di provare il joystick. Ciao ciao!